Il presidente Mattarella prepara il discorso di insediamento. Emergenze richiamano a senso di responsabilità. Giovedì il giuramento. Letta, ora il governo è più forte, 5 Stelle soddisfatti, ma è tensione tra Conte e Di Maio sulla gestione delle trattative. Salvini, fatta unica scelta possibile per il bene del paese. Meloni, centrodestra, non c'è più, lavorerò per rifondarlo. Tajani, ci ritroveremo. Diminuiscono i contagi verso proroga dell'obbligo di mascherine all'aperto dal 1 febbraio, multe per over 50 non vaccinati. L'attesa di Zaki, martedì l'udienza in Egitto, sogno più libertà di parola, dice, vorrei tornare nella mia Bologna. Tennis, Nadal nella leggenda, lo spagnolo trionfa in Australia e vince il 21esimo slam, nessuno come lui. Sanremo, cresce l'attesa per l'edizione numero 72 del festival, 25 i big in gara, tra poco in diretta al TG1 Amadeus ci svelerà come si divideranno nelle prime due serate, poi la sorpresa Fiorello. Buonasera dal TG1, il giorno dopo la sua rielezione il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha trascorso la domenica fra Quirinale e famiglia in vista del suo discorso di insediamento che terrà, lo ricordiamo, giovedì pomeriggio alla Camera. Nella serata di ieri la riconferma con un consenso parlamentare molto ampio, 759 voti, il più votato dopo Sandro Pertini, e ad accompagnarlo oggi anche l'affetto e l'incoraggiamento di molti cittadini. Ripartiamo da qui con il servizio d'apertura di Nadia Zicoschi.